Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto, senza confronto quest'oggi, perché torniamo per la terza volta in questo 2021 ad affrontare il tema delle amministrative a Rimini. Sappiamo che le amministrative sono state posticipate alla prima settimana, seconda settimana di ottobre, la data precisa ancora non c'è, dovranno invece essere proprio in questo periodo sul finire del mese di maggio, primi di giugno. A Rimini però ancora ci sono tanti punti interrogativi, le varie parti, le varie coalizioni sono al lavoro, i programmi forse sono più definiti di quanto non lo siano invece i nomi dei candidati, sia da una parte che dall'altra, anche se con situazioni interne molto diverse. Iniziamo oggi il nostro viaggio dal centrodestra. Gli incontri sono partiti per quanto riguarda il centrodestra riminese già dalla fine dello scorso anno tra i tre partiti, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, e le realtà civiche interessate della coalizione. L'obiettivo da subito è stato quello di trovare un candidato appartenente al mondo civile, però in questi mesi non sono mancate le fughe in avanti con alcuni partiti che hanno fatto nomi legati alla propria realtà e al proprio mondo. A parole si parla di un centrodestra comunque coeso, le discussioni però sembrano non mancare. Nelle scorse occasioni vi abbiamo proposto le riflessioni del segretario della Lega Romagna, Jacopo Morone, e del portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Federico Brandi. Oggi invece vi proponiamo l'intervista realizzata proprio qualche ora fa al senatore di Forza Italia, Antonio Barboni, che tra l'altro sul finire di questa intervista lascia intendere la concreta possibilità di un candidato di peso proprio per la coalizione di centrodestra. Ma sentiamo le sue riflessioni. Per quanto riguarda la scelta del candidato, noi abbiamo detto sin dall'inizio che cercavamo una candidatura civica, il che non voleva dire un candidato civico più che sia, ma una persona che per le sue caratteristiche, per la sua storia, per le sue capacità potesse aggregare un consenso che vada al di là di quello della coalizione centrodestra. Ne abbiamo individuato più di uno, stiamo parlando con le persone individuate. Chiaramente non è che da oggi a domani si costruisce una candidatura a sindaco, quindi stiamo valutando tutti i vari aspetti, quello che può essere una volta che una persona scende in campo e assume un incarico di questo tipo, si impegna in una campagna elettorale, viene eletta, quindi ha bisogno di una squadra, ha bisogno di creare un'armonia con il gruppo. Questo è il percorso che riguarda il candidato sindaco. E siamo oramai, diciamo, alla stretta finale. Per quanto riguarda il programma, abbiamo un gruppo di studio che parte dalle esperienze dei consiglieri comunali che ci sono stati anche nell'ultima legislatura. Su quello stiamo predisponendo quello che sarà il programma elettorale della coalizione, che è comunque aperto a tutto quello che accade ogni giorno nella società civile, nel mondo e nella nostra città. La scelta di puntare su una figura civica, da cosa è arrivata questa anche esigenza, insomma, che è stata manifestata più volte, poi vedremo se si concretizzerà o meno? Da un'analisi dei risultati elettorali. Noi abbiamo sempre visto che a Rimini la coalizione di centrodestra da sola non è autosufficiente. Quindi ci serve quel quid in più che ci può dare un candidato di quel tipo. Si dice appunto però serve un candidato, lo hanno detto in molti, capace un po' di spostare gli equilibri, perché se deve essere una figura insomma non in grado di portare quello che lei definiva quid, non avrebbe poi molto senso. Certo, infatti il percorso è quello. Qualora dovessimo arrivare a un punto nel quale i candidati individuati che hanno dato la disponibilità di massima, che rispondono a quel tipo di progetto che noi abbiamo, dovessero per motivi vari non accettare questo tipo di sfida, allora a quel punto la coalizione si guarderà al suo interno e valuterà. Senatore, come ha letto? Se volete una notizia, allora oggi pomeriggio alle 4 si riuniscono i tavoli nazionali dei partiti della coalizione centrodestra. Allora, sono divisi in due. C'è il tavolo principale con i segretari dei partiti che tratterà esclusivamente i comuni più grandi, quindi Roma, Napoli, Bologna, Torino. E poi c'è il secondo raggruppamento con i delegati che dovranno affrontare la valutazione di massima dei comuni sopra i 15.000 abitanti, per cui c'è anche Rimini.
e ne sono 130. Si riuniscono alle 4 per Forza Italia, cioè Gasparri. A Maurizio ho spiegato quello che è la situazione, quello che è il percorso che noi stiamo facendo. Quindi da oggi non nascerà nessuna decisione su Rimini, ma viene tutta rimandata e delegata a quella che è l'azione che stiamo portando avanti, io, Murrone, rappresentanti di Fratelli d'Italia, territorio. Quando, qualora non dovessimo riuscire in questo percorso, a quel punto è chiaro che tornerà sul tavolo nazionale e lì valuteranno. Vi siete dati una tempistica? Sappiamo che ancora dall'altra parte, insomma, i competitor del centro-sinistra sono in alto mare, ma voi avete deciso comunque di uscire a prescindere o aspettate anche di capire cosa succederà dall'altra parte? No, allora, il discorso è questo. In questo momento, diciamo che l'attenzione, al di là di quella che è l'interesse politico sul nome del candidato sindaco, l'attenzione è legata alla ripresa dell'economia. Quindi diciamo che comunque nell'ambito di questo noi ci siamo dati come tempi tecnici fine maggio, inizio giugno, per fare il punto definitivo della situazione. Perché dopo, cominciando la stagione, sostanzialmente la gente avrà altro a cui pensare fino alla metà di settembre, ci auguriamo anche qualcosa in più. Resteranno quindi di campagna elettorale vera e propria 2 settimane/3, perché si dovrebbe votare tra la prima e la seconda settimana di ottobre. Quindi i tempi sono estremamente ristretti. Prendere un candidato in questo momento, darlo in pasto ai leoni, tra virgolette, e poi avere una fase nella quale la gente pensa a tutt'altro è una cosa un pochettino senza senso. Per cui pensiamo di tirare le somme tra fine maggio, primi di giugno, e poi lì ogni momento può essere buono. Oggi sui quotidiani, in particolare sul Resto del Carlino di Rimini, si tornano a fare nomi, però in questo caso sono nomi politici, diciamo così. Si parla di Ravaglioli, si parla di Nicola Marcello. Lei a suo tempo ha detto, insomma, se si tratta di trovare nomi politici, anche noi di Forza Italia il nome ce l'abbiamo già avanzato, però diciamo che sono una scelta secondaria rispetto alla priorità del civico. Allora, l'idea nostra, ripeto, è andare oltre la coalizione. Se dobbiamo rimanere nell'ambito della coalizione, è chiaro che poi ogni partito dovrà prepararsi ad esprimere un candidato sindaco, perché poi nella valutazione che farà il tavolo nazionale, lì faranno la ripartizione, come al solito, a chi spetta l'indicazione di. Quindi è chiaro che se tocca a Forza Italia, il nome Forza Italia già l'ha dato, se tocca alla Lega lo darà chi è deputato della Lega a darlo, se tocca a Fratelli d'Italia ci darà un nome, non certo tre. Esatto, perché ne erano usciti tre nelle settimane passate. Come le legge anche queste fughe in avanti, diciamo così, di qualcuno che già prova a buttare lì dei nomi? Fa parte del gioco? Sempre fatto parte del gioco. D'altronde bisogna anche, cioè, i giornalisti devono fare anche giustamente il loro lavoro, è chiaro che se devono valutare quelli che possono essere i papabili, sì, in Forza Italia credo ci sia un nome solo, in Fratelli d'Italia più di uno sicuramente, e nella Lega poi uno valuta quelli che sono i più attivi, ce ne saranno 2 o 3. E parliamo anche della figura di Lucio Paesani, perché so che ci sono stati degli incontri, molto attivo in queste settimane, anche in questi mesi. Lui ha anche detto: sono disposto a dialogare col centrodestra, ma sostanzialmente devono trovare un civico vero che porti quel qualcosa in più che si diceva prima, altrimenti le strade resteranno divise. Beh, questo, se resteranno divise, sarà una scelta di Lucio. Allora, diciamo questo, da come si è collocato chiaramente alternativo all'attuale governo della città. Per converso sta facendo un lavoro che io ho già definito ottimo, ma è il lavoro di tutti quelli che riescono a, tra virgolette, istituzionalizzare la protesta. In questo momento noi sappiamo che c'è una grossa protesta delle attività economiche, giusta, legittima, perché la politica e l'economia non è riuscita a dare le risposte che doveva dare. Pur se io ricordo a tutti che noi dall'inizio, cioè noi parlo dell'intera politica, quindi governo Conte 2 come governo Draghi 1. Dall'inizio della pandemia è stato fatto uno scostamento di bilancio pari a 200 miliardi, che corrisponde a 9 finanziari, fatte in debito. Noi abbiamo oggi un'economia da dopoguerra nel rapporto debito-PIL.
È chiaro che di fronte a uno tsunami economico come è stato il coronavirus si è cercato di fare quello che si è fatto. Magari sarà stato fatto anche male, non completamente efficace, talvolta residuale, tutto quello che volete voi, ma sono stati comunque impegnati 200 miliardi. Ora, questa protesta è giusta, legittima, eccetera, che viene comunque istituzionalizzata, è sempre una cosa meritoria. Ora, il discorso del candidato civico deve essere un candidato civico che porti un valore aggiunto alla coalizione, ma deve essere un candidato civico che parli a tutto l'elettorato del centrodestra, in particolare a quello moderato di centro. Quindi questo è il prototipo che noi ci siamo dati. Allora, nell'ambito di questa squadra, ma io questo a Lucio glielo ho detto anche chiaramente, nell'ambito di questa squadra c'è bisogno anche di lui, noi siamo disponibili ad averlo nell'ambito della squadra, se lui vorrà partecipare nella misura, nei termini, nei modi che riterrà opportuno. Nel momento in cui noi avremo questo candidato civico, se lui si vuole aggregare, benissimo. Qualora non dovessimo avere il candidato civico e sarà un candidato politico, ci confronteremo con lui. Se lui riterrà opportuno aggregarsi in quello che possiamo chiamare, tra virgolette, simpatizzandola, la battaglia della liberazione di Rimini, che lui spesso evoca in tutti i suoi viaggi che fa all'interno della città, diverso da quello che lui evidenzia come mal governo del territorio, noi saremo ben felici di averlo. Altrimenti ognuno correrà per la sua strada. Diciamo che le ipotesi che possa essere Paesani il civico, da quel che ha detto, no, non ci sono, ecco, il candidato. Ma nel momento in cui è uscito il nome di Paesani, già Fratelli d'Italia sul giornale ha detto no. Quindi voglio dire, se poi cambia idea nell'ambito... questa è una cosa che dovete chiedere a Fratelli d'Italia, non a me. Perché quindi mi pare di capire che nella coalizione il no sia stato prevalentemente di Fratelli d'Italia a questo punto. Io quello l'ho letto sui giornali, è stato dichiarato immediatamente, quindi non è che a me me l'ha detto qualcuno in particolare, io l'ho letto, quello l'avete letto voi. L'ultima domanda, sta seguendo anche le vicende che riguardano i vostri competitor, diciamo così, e in che modo possono incidere, insomma ogni giorno ci sono nomi, ipotesi che circolano, ma ancora lì la quadra sembra ben lontana. Ma io, come ho detto, mi sembra più una guerra di persone che una guerra di contenuti. È una guerra che parte anche abbastanza da lontano. Ora, vediamo quella, la soluzione che riescono a trovare. Ecco, con l'ultimo nome che è comparso non mi sembra che sia una soluzione di sintesi, perché se vogliamo, allora, le dichiarazioni di Jamil sono, di Stato Colvante, sono la continuità del governo Gnassi della città. L'avvento di Emma Pedizzi, a cui facciamo oggi gli auguri di compleanno, che è suo genetriaco, mi sembra la discontinuità rispetto alla linea Gnassi. Ecco, la candidatura di Maresi, che compare, peraltro, persona stimatissima, mio anche caro amico, oltre che eccellente professionista, mi sembra più in continuità con State Colvaz piuttosto che una figura terza. Quindi vediamo che soluzione trovano. Noi, ripeto, se troviamo il candidato con cui stiamo ragionando, di là ci può essere chi vuole, possono mettere quelli che vogliono, non ci sono problemi. Sul finire, appunto, ero un po' disturbato, ma Barbone ha lasciato intendere che un nome il centrodestra ce l'ha, però ancora non si sa quale sia. Stiamo alla finestra, i nomi che circolavano oggi sui quotidiani, in particolare sul Resto del Carlino, civico a parte, sono quelli di Alessandro Ravaglioli, della Lega, e di Nicola Marcello di Fratelli d'Italia, entrambi ex esponenti di Forza Italia.
C'è poi, come dicevamo anche nelle domande fatte al senatore, Lucio Paesani, che con la sua lista Noi Amiamo Rimini, l'ha ufficializzato il nome pochi giorni fa, apre nuovamente al dialogo col centrodestra, ma sgombrando il campo su quelle che vengono definite in una nota convergenze automatiche. Paesani, dovremmo avere anche qualche immagine di riferimento, spiega di aver avuto incontri con il senatore Barboni di Forza Italia, appunto, ne ha parlato poco fa, con gli onorevoli Morone e Raffaelli della Lega, dai quali è emersa la comune opinione secondo la quale per vincere a Rimini occorre percorrere la strada del candidato espressione della società civile. Aspettiamo da tempo, si legge però nel comunicato di Noi Amiamo Rimini, che i partiti di centrodestra esprimano un candidato civico più autorevole di Lucio Paesani, ma evidentemente il trascorrere del tempo dimostra che questa è una pia illusione, dice ancora il comunicato. In caso di mancato accordo, Paesani mette poi le cose in chiaro, dice: non siamo disposti a diventare il contenitore dei voti a disposizione di chi ci ignora oggi nel caso di un ballottaggio che potrebbe esserci domani. Queste appunto le parole affidate ad una nota stampa. Prosegue invece parlando degli altri nomi, dove ci sono un pochino più di certezze, la campagna elettorale di Mario Erbetta, candidato sindaco di Rinascita Civica e dei Liberal Socialisti. Sul suo canale YouTube pubblica ogni settimana video con i vari punti del suo programma elettorale. C'è poi un altro candidato in campo, che è Matteo Angelini del Movimento 3V. E poi, mentre è iniziata anche da qualche settimana, questa è una novità di questi giorni, di queste ultime giornate, Rimini in Comune ha iniziato appunto un'opera per cercare di creare una lista di sinistra proprio in vista delle prossime amministrative. E adesso passiamo invece alle dinamiche interne proprio al centro-sinistra, dove nonostante l'interessamento anche del PD nazionale, la situazione appare ancora molto critica e confusa. Dopo le notizie degli ultimi giorni, in particolare della giornata di ieri, ci sono stati anche vertici tra lunedì e martedì con i due attuali candidati a Bologna, chiamati dal segretario regionale Calvano. La vicenda ancora non è ben chiara, anche se è uscito il fantomatico, insomma, terzo nome, che dovrebbe essere quello che porta ad evitare le primarie tanto temute dal Partito Democratico, vista l'attuale situazione. Dopo queste ultime notizie e anche consapevoli del fatto che le cose potrebbero cambiare in questi stessi minuti, abbiamo provato a fare il punto della situazione in un servizio che vi proponiamo. Ogni ora potrebbe essere quella decisiva nel PD per risolvere lo stallo sul candidato sindaco di Rimini. Ogni giorno che passa però la situazione diventa sempre più complicata. La giornata decisiva doveva essere quella di venerdì 7 maggio, col direttivo comunale convocato per sciogliere il nodo primario e definire il regolamento. Poi è arrivata la richiesta del segretario regionale Calvano di altre 72 ore per cercare di ricomporre la situazione. Nella tarda serata di lunedì un nuovo vertice con i due candidati, Jamil Sadegolvad ed Emma Petitti, convocati a Bologna. Entrambi avrebbero dato la disponibilità a farsi da parte in favore di un terzo nome condiviso. Calvano ne ha proposti due, quello dell'ex direttore dell'ASL Marcello Tonini e quello dell'avvocato Moreno Maresi. Proprio quest'ultimo sembra quello con più chance, ma siamo ancora a livello di ipotesi. Ho preso atto della notizia ma non ho dichiarazioni, ha commentato ieri a caldo il diretto interessato. Maresi già nell'ottobre scorso aveva annunciato il suo impegno in vista delle elezioni amministrative tramite l'associazione Sarà. Ora si tratta di capire se il suo nome sarà accettato dagli attuali contendenti, risolvendo così l'impasse. Ma non è scontato, visto che Maresi è considerato più vicino alla linea dell'attuale amministrazione Gnassi. Inoltre sembra che la disponibilità di Emma Petitti a candidarsi, dicono i ben informati, fosse proprio una risposta all'ipotesi Maresi che circolava già ad ottobre. Sul piatto potrebbe esserci anche un terzo nome, ma su questo le bocche restano cucite e il tempo inizia a stringere. Senza accordo, il ricorso alle primarie sarebbe l'unica soluzione, nonostante i timori espressi dal partito sia a livello regionale che nazionale, che vede il rischio di perdere pezzi di coalizione in caso di vittoria dell'uno o dell'altro contendente, favorendo così gli avversari alle urne. Coalizione che dai rumors sarebbe rimasta spiazzata dal nome di Maresi, che per contro aprirebbe invece ad un dialogo col Movimento 5 Stelle.
Intanto Petit e Sade Golvad proseguono la loro campagna sul territorio. Ieri, proprio il giorno dopo il vertice bolognese per cercare il terzo nome, è andato online il sito Jamil Sindaco e l'assessore ha lanciato sui suoi canali social un appuntamento per domenica in spiaggia con tutti i riminesi. Per conoscerci meglio, si legge. Nel sito si parla poi di primarie aperte per Rimini 2021, che siano indizi di un accordo ormai impossibile da trovare? Se accordo sarà o non sarà, staremo appunto a raccontarvelo. L'ipotesi più probabile al momento è quella che rimanga la proposta di Calvano sul nome dell'avvocato Moreno Maresi. Ieri lo abbiamo contattato e, come si diceva anche nel servizio, ha preferito non commentare queste ipotesi. Se da qui alle prossime giornate non ci saranno novità come degli eventuali accordi condivisi tra Petit e Sade Golvad anche su un altro eventuale nominativo, questa proposta Maresi sarà presentata nella prossima direzione del Partito Democratico, che dovrà essere convocata, ancora non ha una data, dal segretario comunale Alberto Vanni Lazzari. Vedremo quali saranno i futuri sviluppi. E alla finestra in queste giornate resta anche il Movimento 5 Stelle. È intervenuto un paio di volte con i suoi esponenti istituzionali, il senatore Marco Croatti e la deputata Giulia Sarti, tra l'altro con una nota rivolta proprio alle forze progressiste, in particolare al Partito Democratico, una proposta di dialogo, però partendo da nomi diversi rispetto a quelli in campo finora, cioè quelli di Sade Golvad e Petitti. Questo primo appello del Movimento 5 Stelle è rimasto, hanno detto gli stessi esponenti pentastellati, senza risposta. Ce n'è stato però uno nuovo nei giorni scorsi. Noi abbiamo cercato di capire dal senatore Marco Croatti qual è la situazione all'interno del movimento e se anche il nome fatto di Moreno Maresi possa essere un punto di partenza proprio per questo dialogo. Sentiamo quello che ci ha detto. Prosegue il percorso che dovrà portare alle amministrative a Rimini come in altri comuni, una partita nella quale è impegnato anche il Movimento 5 Stelle. Quando ci eravamo sentiti, lo dicevamo prima fuori onda qualche settimana fa, la situazione era diversa rispetto a quella attuale. Ricapitolando, da allora c'è stato un intervento congiunto da parte dei rappresentanti istituzionali del Movimento, il senatore Marco Croatti e anche la parlamentare Giulia Sarti, con un'apertura al dialogo verso le forze progressiste, però insomma mettendo sul piatto anche alcuni distinguo sulla figura da poter candidare. Ecco, magari partiamo proprio anche da questo vostro intervento. Sì, abbiamo con la collega Giulia Sarti stiamo lavorando con il gruppo di Rimini per affrontare questo percorso. Abbiamo mandato con un comunicato stampa una richiesta di affrontare un percorso super partes, una figura super partes per la città di Rimini, e a quel confronto lì insomma non era arrivato nessuna risposta, e quindi abbiamo sollecitato qualche giorno fa. Dopo le vostre sollecitazioni, nel mondo del centro-sinistra un po' di cose stanno cambiando a livello locale. Oggi sono usciti, o meglio è uscito un terzo nome, quello dell'avvocato Maresi. Potrebbe essere quello un nome sul quale intavolare poi una discussione? Beh, è un bene, è veramente un bene quello che auspicavamo, che stanno uscendo nomi, persone di livello con capacità che si palesino anche pubblicamente, quindi vuol dire che questo appello è servito. Probabilmente Rimini ha tante persone che hanno una volontà, insomma, di contribuire fuori dal concetto di politica, ma quello per la politica per la città. Quindi questo è un segnale importante, ci speriamo che ci siano segnali così andando avanti. Come Movimento 5 Stelle, per quanto tempo, che tempo vi siete dati anche per aspettare queste aperture del centro-sinistra al dialogo? Lei diceva, dopo le nostre prime sollecitazioni, di risposte ufficiali concrete non ne abbiamo avute. In realtà le abbiamo avute, perché a Cattolica il PD e tutta l'area di centro-sinistra si è unita contro il nostro sindaco. Questo per noi è un grande dispiacere, un grande disagio, una comunità che
un sindaco che ha lavorato molto bene, che ha costruito un percorso importante in questi 3 anni, dando tanto alla città e dando tanto anche al territorio intorno a lui, perché ha lavorato in maniera positiva. Quindi, la tua domanda purtroppo per noi è: c'è un grande disagio in questo momento che vi stiamo vivendo nella città di Cattolica, permettetemi, l'unica città amministrata dal Movimento 5 Stelle. Abbiamo già visto che, insomma, il PD si è già presentato da solo e fa una corsa direttamente contro il Movimento 5 Stelle. Ecco, la situazione di Cattolica in qualche modo potrà incidere anche su Rimini, secondo lei? Stiamo cercando di capire qual è l'atteggiamento che stanno tenendo nei nostri confronti. Il Movimento 5 Stelle, insomma, come dire, ha amministrato in maniera ottima. E quindi questo, diciamo che il primo tavolo di confronto l'abbiamo già ricevuto, perché abbiamo visto che la candidatura c'è stata e l'uscita su Rimini, scusi, su Cattolica è stata, diciamo, bagnata dai primi manifesti sulla città, e questo per noi è veramente una situazione molto, molto difficile da capire, perché si devono fare delle riflessioni per migliorare un percorso politico. E a favore dei cittadini ci siamo trovati, insomma, in questa situazione a Cattolica, dove il centro-sinistra si è tutto quanto unito contro un'amministrazione che secondo noi ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Quali saranno su Rimini invece le prossime mosse del movimento e come vi state preparando ai vari scenari, vale a dire quello di un dialogo col centro-sinistra, con le forze progressiste, oppure quello, come sembrava inizialmente, di una corsa solitaria? Serve un grande confronto sui temi della città, serve guardare lontano, perché in realtà abbiamo affrontato un momento molto difficile, quello del Covid, quindi tutto quello che è stato fatto e tutto lo sviluppo che è stato messo a terra in questi anni deve fare i conti con una nuova riconversione e un percorso che veda al centro, insomma, delle criticità che dobbiamo sorpassare. Noi su questo stiamo lavorando tantissimo, lavoriamo su un programma, lavoriamo su un ciclo di incontri tematici che mettono al centro le periferie, il commercio, la sicurezza, la tutela del lavoro. Abbiamo lavorato tanto in questo momento, quindi questo è il nostro tavolo di confronto, sarà un tavolo di confronto sui temi che, diciamo, abbiamo già costruito e che vogliamo comunque raccontare a Rimini da adesso in avanti. In un eventuale confronto con le forze progressiste, il movimento ha anche dei nomi magari da spendere sul territorio nell'ambito appunto di un dialogo e di una ricerca di convergenze? Beh, per i nomi penso che sia sempre prematuro fare i nomi. Siamo molto contenti, il mio gruppo con Giulia, che si siano palesate delle figure in questo momento, figure di livello, di spessore, con capacità che non sono io qui a raccontare. Quindi queste persone, il nostro appello in questo momento è che vengano fuori dagli schemi di partito, che vogliano bene a Rimini, che vogliano migliorare Rimini, che vogliono affrontare questa rivoluzione che ci sarà una volta usciti dalla pandemia. Per quanto riguarda, insomma, diciamo, la scelta, comunque il cosa fare, molti dicono comunque una scelta sui nomi, su tutto va fatta prima dell'estate, considerando anche la particolare economia turistica riminese, dove d'estate poi per forza di cose anche l'attenzione dei cittadini scema un po', viene meno. Di conseguenza, tra fine maggio e primi di giugno la situazione dovrebbe andare a delinearsi, è anche questa la vostra, diciamo, il vostro obiettivo? Sì, a Rimini non c'è ancora stato un tavolo di confronto sulla città, e quando speriamo, insomma, auspichiamo che a breve, insomma, inizierà il percorso della stagione, il percorso turistico, e ci vede molto impegnati, ecco, per noi sarà un momento molto importante quello di confronto sui temi della città. Guardando avanti, guardando le prossime sfide, si sente ottimista per il futuro della città di Rimini, del Movimento 5 Stelle e del suo ruolo, all'interno appunto dell'amministrazione cittadina? Sì, abbiamo sempre lavorato, io e la mia collega Sarti, insomma, anche il gruppo locale, per le problematiche della città. Siamo sempre entrati nel merito di quelle che erano le difficoltà che vive la nostra comunità. Adesso ci sono alcuni temi molto importanti, quello delle periferie, quello della sicurezza, dicevo, quello del commercio, quello di
diventare un faro di riferimento per l'entroterra, perché potrebbe essere veramente il volano che fa sviluppare l'economia e la destagionalizzazione della nostra offerta turistica. E siamo anche davanti a una riconversione a livello nazionale dei temi ampi, molto importanti, che vedono al centro la transizione energetica e soprattutto anche la transizione di quello che è il metodo attualmente di veicolare all'interno delle nostre città. Quindi questo percorso sarà importante, sarà da affrontare e sarà una sfida che io sono sicuro che tutti quanti, quelli che vorranno raccogliere, potranno trovare dei percorsi utili e nella stessa identica direzione. Queste anche le parole del senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. Vi abbiamo proposto poi in precedenza l'intervista ad un altro senatore, in questo caso di Forza Italia, Antonio Barboni. Come sentito, fine maggio, primi di giugno potrebbe essere una data nella quale avere maggiori chiarezze per quanto riguarda quantomeno il centrodestra. Il centrosinistra attende di capire quando sarà convocata la prossima direzione comunale, dove dovrebbe essere vagliata l'ipotesi di questo nuovo nome emerso ieri, anche se poi era già emerso anche nei mesi passati, quello dell'avvocato Moreno Maresi, e capire quindi se sarà questa il nome definitivo e la convergenza di tutta la coalizione su questa ipotesi avanzata dalla segreteria regionale, oppure si sarà costretti ad andare alle primarie che, se si seguiranno le indicazioni arrivate da altri comuni come quello di Bologna o di Roma, potrebbero essere calendarizzate per il 20 di giugno, quindi in questo caso la decisione sarebbe un pochino più in là rispetto a quella di altri competitor in questa tornata di amministrative che, lo ricordiamo, si svolgeranno poi nelle prime settimane di ottobre. Sappiamo che è previsto il doppio turno, quindi primo turno e eventualmente dopo 2 settimane il ballottaggio. Per quanto riguarda il nostro appuntamento di oggi con Fuori dall'Aula, ci fermiamo qui, speriamo prima del termine della stagione di potervi dare contezza di quelli che sono anche i nomi in campo in vista della prossima tornata elettorale. Intanto grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata.